arrestati per usura dagli uomini della squadra mobile guidati da Marzia Giustolisi nell'operazione denominata Barbarossa, due nisseni, Angelo Collodoro e Ireneo Francesco Gonzagara, due soggetti che sin dal 2012 avevano portato avanti un'attività criminale ai danni di un piccolo imprenditore edile, di un nuoto dentista e di altri soggetti caduti nella rete degli usurai. Sì, effettivamente il fenomeno dilaga anche in concomitanza di questa grave crisi economica che attanaglia molte città, ma Caltanissetta anche in particolare. Infatti l'indagine trae spunto proprio dal fatto che un piccolo imprenditore nisseno si è trovato a non poter pagare i propri operai che avevano eseguito dei lavori e proprio per procedere a questi pagamenti si è rivolto a questi strozzini che abbiamo arrestato appunto oggi con Zagara e Collodoro, i quali pretendevano interessi davvero esorbitanti. Addirittura in alcuni casi si arrivava oltre il 1000%, quindi per farvi capire veramente cifre che lievitavano e lievitavano di giorno in giorno. Naturalmente quando cominciarono ad arrivare anche le minacce di morte, l'imprenditore tenuto per mano dai miei operatori della quarta sezione ha trovato il coraggio per denunciare. Pian piano abbiamo ricostruito un po' il quadro di questi due soggetti che operavano nell'ombra, muovendosi all'interno delle loro macchine davanti a bar, non davano mai dei punti di riferimento fissi. Le denunce sono state accompagnate anche da un'intensa attività tecnica, proprio di indagine tecnica, per cercare di capire ancor più come questo fenomeno si addentrasse nel tessuto sociale, e ci siamo accorti, nostro malgrado, che altre vittime effettivamente si rivolgevano a questi usurai. Quindi partiamo da questo imprenditore per arrivare ad altre sei persone, anche loro poi dimostratesi collaborative appunto con il mio ufficio, per chiedere somme di denaro anche irrisorie. Noi abbiamo ascoltato intercettazioni in cui venivano chiesti 30 euro per fare la spesa, 30 euro che devono essere restituiti poi con l'interesse di 10 o 15 euro in più alla fine del mese. Quindi capite bene che veramente è stato importante. Io queste due misure le ritengo veramente molto importanti per dare un segnale di vicinanza ai cittadini. Le indagini della mobile hanno inoltre rilevato che Gonzagara utilizzava la pensione del fratello ricoverato in una casa di riposo in Puglia per alimentare l'attività criminale. I conti correnti dei due, che sono stati bloccati, ammontavano a 50.000 euro e 200.000 euro.